Il brano del Vangelo che oggi abbiamo ascoltato è tratto appunto dall'ultimo capitolo del Vangelo secondo Giovanni, che è questo un capitolo, a detta di tutti gli studiosi, che è stato aggiunto in seguito al Vangelo di Giovanni, è sempre chiaramente un passo ispirato dallo Spirito Santo. È stato aggiunto dopo dalla comunità di San Giovanni per ricordare un fatto che certamente Giovanni aveva raccontato loro, questa terza apparizione di Gesù ai discepoli dopo che Gesù era risorto. E ci sono tanti motivi per cui è stato scritto, lo Spirito Santo ha voluto che fosse aggiunto questo passo al Vangelo secondo Giovanni. Certamente quello che più balza ai nostri occhi è il motivo del conferimento del primato a Pietro, quando Gesù, come diremmo noi oggi, fa di Pietro il primo Papa, il capo del collegio degli Apostoli. E c'è in realtà qui tutto un insegnamento su quello che e come deve essere costruito da noi il nostro rapporto con il Signore. È sempre il Signore che fa la prima mossa verso di noi. Ciò che più colpisce di questo Vangelo, soprattutto del dialogo che c'è tra Pietro e il Signore, è proprio il fatto che Gesù per tre volte chiede a Pietro se egli lo ami davvero. E certamente questo si riferisce alle altre tre volte che Pietro purtroppo invece aveva dimostrato di non amare veramente il Signore. Il tradimento, le tre volte che Pietro ha rinnegato. Gesù per tre volte chiede a Pietro appunto se egli lo ama, lo ami, perché vuole guarire la coscienza ferita di Pietro. Pietro aveva peccato grandemente, però poi si era pentito, lo sappiamo. Quando incontra lo sguardo del Signore lì, mentre Gesù sta venendo condotto via dal luogo dove è stato interrogato, Gesù lo guardò, ci dice il Vangelo. E Pietro pianse amaramente, perché Gesù lo guarda non con un sguardo di condanna, ma con uno sguardo di misericordia. E ancora oggi, abbiamo ascoltato, dimostra la sua misericordia a Pietro. Nonostante Pietro lo aveva tradito, Gesù gli dice «Pasci i miei agnelli». Il Signore dimostra di fidarsi sempre di noi, perché questo dialogo, anche se è chiaramente riferito in prima battuta a Simon Pietro, in realtà riguarda ciascuno di noi. Siamo noi che tradiamo in continuazione Gesù, siamo noi che veniamo sempre meno ai nostri doveri. Siamo noi che nonostante tanti proclami, nonostante, ecco, vogliamo anche dimostrarci davanti agli altri, come magari cristiani fedeli, devoti, attenti, dobbiamo riconoscere nella nostra vita, se ci facciamo un esame di coscienza, ogni giorno dovremmo farcelo, tutte le volte che come Pietro noi rinneghiamo il Signore. Ma ecco che il Vangelo ci dice che nonostante questo il Signore continua sempre a credere in noi, a fidarsi di noi. E allora vediamo perché Gesù chiede tre volte a Pietro. Perché è vero quello che Pietro dice alla fine, che Gesù sa tutto, quindi lui non ha bisogno di chiederci nulla per sapere qualcosa.
Lo chiede però perché vuole che Pietro acquisti una consapevolezza importante. E dicevo, questo vale per ciascuno di noi. All'inizio Gesù chiede: mi ami? Ed è giusta la traduzione che viene fatta, perché vengono usati dall'originale greco due verbi diversi, agapao e fileo. Agapao è il verbo che usa Gesù, che significa appunto amare veramente, totalmente, con tutto se stesso. Fileo invece esprime più un amore così sfumato, di amicizia. Un amore che arriva fino a un certo punto, e infatti viene tradotto con ti voglio bene. Pietro non risponde ti amo, risponde ti voglio bene. Perché vuole farci capire l'Evangelista, anche se Pietro ancora non l'aveva compreso, che appunto noi siamo fatti così. Gesù ci ha donato tutto se stesso. Dio, che non ha bisogno di noi, ci ama alla follia e ha dato suo figlio unigenito per ciascuno di noi. Questo è il Vangelo. Gesù ha dato se stesso sulla croce, ha sopportato per noi i più tremendi flagelli, ha sopportato per noi l'insulto. Lui, che è il creatore dell'universo, si è fatto insultare e sputare in faccia dai soldati, ma da ciascuno di noi, perché noi siamo quelli che lo sputiamo in faccia. È stato lì per coprire e riscattare ogni nostro peccato. Ha sopportato tutti i nostri peccati, perché questo ciò che Gesù ha fatto per tutti noi. La sofferenza più grande per l'anima immacolata, umana, anche del nostro Signore, è stata proprio questa, quella di prendere la responsabilità del male che ognuno di noi, che tutti gli uomini, hanno fatto dall'inizio del mondo e che faremo fino alla fine del mondo. Ha preso Lui la responsabilità di tutto questo male come se l'avesse compiuto Lui. Noi non possiamo immaginare che cosa questo possa aver significato per l'anima santa, immacolata e umana di nostro Signore. E Lui pure l'ha fatto, per amore nostro. Noi invece non siamo capaci di restituire questo amore. E Pietro ancora non lo aveva capito. Ecco perché poi Gesù continua a chiedergli: mi ami? E Pietro risponde ancora: tu sai che ti voglio bene. E alla terza volta che finalmente invece Pietro, ecco, capisce quello che il Signore vuole da lui, capisce quello che gli sta chiedendo e soprattutto capisce finalmente la misericordia infinita del Signore. E risponde con queste parole: Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Cioè finalmente Pietro riconosce lui per primo che non è capace di rispondere al Signore con l'amore che il Signore vuole. Che ognuno di noi è fatto allo stesso modo. Dobbiamo riconoscere questo nostro bisogno, questa nostra povertà, per poter davvero poi amare il Signore. Cioè dobbiamo riconoscere il fatto che nonostante tutti i nostri proclami, nonostante tutte le volte che anche quando torniamo al Signore, dopo aver riconosciuto un nostro sbaglio, noi sappiamo che lo tradiremo di nuovo. Noi sappiamo dentro di noi che non siamo capaci di amarlo veramente. Il Signore vuole che noi riconosciamo questa nostra debolezza. Però attenzione, non per rimanere in questa debolezza. Perché Lui alla fine dice a Pietro: adesso seguimi, adesso mi puoi seguire. Che cosa significa questo per Pietro e per ciascuno di noi? Significa
che nel momento in cui finalmente riconosciamo la nostra debolezza, riconosciamo di non essere capaci, riconosciamo che siamo traditori del suo amore, ecco che l'amore di Gesù può veramente toccare il nostro spirito e trasformarci. In quel momento Gesù veramente può dire a Pietro: pasci le mie pecore. E in verità ti dico, come avete sentito, Gesù fa la profezia della morte con cui Pietro avrebbe glorificato Dio, dice San Giovanni. Usa qui lo stesso termine che usa quando Gesù muore sulla croce. Cioè Pietro glorifica Dio con la stessa morte. Questo per dirci, dicevo, proprio questa verità. Noi non siamo capaci, è Gesù che ci rende capaci di amare. E questo è il segreto della vera vita cristiana, della vera vita dello Spirito. Dobbiamo attingere alla fonte della grazia, che è Lui. La Madonna, Maria Santissima, che noi qui veneriamo col titolo di Maria di Valleverde, è l'esempio di tutto questo. Lei, che unica, ha amato davvero il Signore. Lei, che unica, senza peccato, avrebbe potuto dire: io ti amo. Anche per lei è successa la stessa cosa, in realtà. Maria certamente è senza peccato e non ha mai peccato in vita sua. Però lei è piena di grazia perché ha riconosciuto la miseria. Come dice nel Magnificat, il Signore ha riconosciuto, la traduzione esatta non è l'umiltà della tua serva, ma la miseria della sua serva. Maria è piena di grazia, è vera discepola di Dio, perché riconosce che ha bisogno in tutto e per tutto dell'aiuto, del sostegno, della grazia di Dio. E anche noi allora siamo chiamati a fare questo cammino, il cammino che Gesù oggi ha fatto fare a Pietro, questo riconoscimento a cui lo ha portato, dal quale poi finalmente Pietro ha potuto cominciare il suo cammino di santità e diventare San Pietro. Anche noi siamo chiamati a fare questo percorso. Non è nelle nostre forze, nei nostri proclami, nel nostro orgoglio, la capacità di essere buoni, di essere migliori. È solo nel nostro Signore. Dobbiamo confidare e fidarci solo di Lui, gettare tutta la nostra vita nel suo abbraccio, perché Lui non verrà mai meno. Lui è colui che è fedele e non può cedere neanche davanti alla nostra infedeltà. Noi siamo infedeli, Lui è fedele, Lui è colui che ci trasforma. Accogliamo allora questa verità, apriamo il nostro spirito al riconoscimento della nostra indegnità, ma non per colpevolizzarci, per essere invece sicuri della misericordia di Dio, di questo dono del suo amore, attraverso cui arriva a noi la vera felicità, la salvezza che solamente il nostro Signore ci può donare.